Registrazione avviata. Buongiorno segretario, buongiorno colleghi. Oggi diamo inizio alla seduta Buongiorno. della quarta commissione consiliare. Segretario, la prego di chiamare l'appello. Sì, Presidente. Oggi 9 novembre. Orlando. Presente. Randazzo. Presente, buongiorno a tutti. Di Pisa. Assente. Cancilla. Assente. Pinzerillo. Presente. Presidente 3 su 5. Verificato il quorum strutturale, dichiaro aperta la seduta. Segretario, innanzitutto procediamo con l'approvazione del verbale alla seduta precedente. La prego di darne lettura. Sì, Presidente, un attimo che viene preso subito. Verbale numero 208 del 5 novembre 2020. L'anno 2020, il giorno 5 del mese di novembre, si riunisce la quarta commissione consiliare permanente in modalità telematica con collegamento a distanza per l'esame dei punti posti all'ordine del giorno dalla convocazione precedentemente citata. Alle ore 9:35 il Presidente Giovanni Inzerillo dispone di chiamare l'appello, al termine del quale risultano presenti i consiglieri Roberta Cancilla, Caterina Orlando, Antonino Randazzo e Giovanni Inzerillo, presenti 4 su 5. Constatato il numero legale, il Presidente Giovanni Inzerillo dichiara aperta la seduta. Buongiorno. Tutti i presenti autorizzano la videoregistrazione. Il Presidente invita la Commissione ad esaminare la proposta di deliberazione avente per oggetto ratifica di deliberazione di Giunta Comunale numero 235 del 29-9-2020, avente ad oggetto variazione di bilancio ex articolo 1,17 della legge regionale numero 9 del 12-5-2020. La Commissione approva e non essendoci interventi in merito, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione. La consigliera Cancilla, in considerazione di quanto evidenziato dal dottore Basile e i dubbi esposti sulla problematica del bilancio del Comune, il parere su questa delibera è di astensione. Consigliere Orlando favorevole, consigliere Randazzo favorevole, consigliere Inzerillo favorevole. Il parere è favorevole a maggioranza. Si passa a trattare la proposta di deliberazione avente ad oggetto ratifica deliberazione di Giunta Comunale numero 236 del 29-9-2020, avente ad oggetto variazione di bilancio ex articolo 1,17 della legge regionale numero 9 del 12-5-2020. La Commissione approva e non essendoci interventi in merito, il Presidente pone in votazione. La consigliera Cancilla, per le motivazioni espresse già nel precedente parere, si astiene. Consigliere Orlando favorevole, consigliere Randazzo favorevole, consigliere Inzerillo favorevole. Il parere è favorevole a maggioranza. Il Presidente comunica che ancora ad oggi non è riuscito a contattare il dottor Sergio Pollicida per fissare un'audizione per discutere sul problema del forno crematorio per il cimitero dei Rotoli. Ha mandato al segretario di inviare un'email al capo di gabinetto, dottore Pollicida, per fissare l'audizione sull'argomento. Il Presidente comunica che il giorno 11 si terrà un'audizione con l'avvocato Fiorino, a seguito della termina firmata dall'assessore regionale Totò Cortaro. Il consigliere Randazzo condivide l'audizione con il dottore Pollicida e invita la Commissione a convocare il signor assessore Prestigiacomo per avere notizie sul nuovo cimitero e implemento di Santa Maria di Gesù. Il Presidente coglie l'occasione per comunicare che è sua intenzione fissare un'ulteriore audizione con l'assessore Prestigiacomo, unitamente al dottore Galatiotto e all'AMAP per i problemi di via Tirassegno. Il consigliere Randazzo chiede che venga trattato a breve il regolamento dei beni comuni. Alle ore 10 il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando l'approvazione del presente verbale. Presidente, se andiamo alla votazione. Allora, mettiamo in votazione. Buongiorno.
Procedo all'appello, Presidente, come da sua richiesta. Cancilla. Mi sentite? Sì, Presidente, Mi sto sentite? procedendo all'appello per la votazione. Perfetto. Cancilla. Favorevole. Di Pisa. Favorevole. Orlando. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Inzerillo. Favorevole. La proposta è approvata, il verbale è Verbale. approvato favorevolmente. A proposito, del dottore Pollicita, indirettamente ho avuto modo di contattarlo. Il dottore Pollicita è disponibile a partecipare alla seduta di commissione, quindi rinoltriamoci un altro invito, anche direttamente tramite Meet, che lui sarà presente. Per quanto, Quindi, Presidente? ma io direi anche per mercoledì. Mercoledì abbiamo l'avvocato Fiorino. E allora giovedì mattina. Per D'accordo, Presidente, per giorno 12 allora. il giorno 12, sì. Poi, per quanto riguarda, sappiamo che è arrivata una delibera che riguarda la modifica del regolamento sui cimiteri. Io chiederei al segretario di iniziare a dare lettura di questa modifica. Sì, Presidente. Allora, leggo la trasmissione via email della richiesta di parere del Presidente del Consiglio Comunale. È inviata ai Presidenti della prima commissione, quarta commissione, settima commissione. Richiesta parere. In uno alla presente si trasmette in formato digitale, ai fini dell'espressione del parere di competenza, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale unitamente ai relativi allegati, contrassegnata al numero di protocollo ARG 730085 del 2020, ed avente ad oggetto modifica al regolamento cimiteri, così come prevista e pervenuta con email del 29/10/2020 dall'Ufficio Affari Istituzionali, che pure si inoltrano ovviamente alla nota numero 1245849 del 29/10/2020 a firma del signor Segretario Generale, firmato il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Orlando. Il foglio parere. Firmato dalla dottoressa Daniela Rimedio come dirigente, parere del responsabile servizi in ordine alla qualità tecnica favorevole, parere del responsabile regia generale in ordine alla qualità di contabile favorevole, parere non dovuto perché l'altro comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Vado alla narrativa della proposta di deliberazione. Il dirigente del settore risorse immobiliari, servizi e cimiteri, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue. Oggetto: modifica al regolamento cimiteri. Un attimino che vedo di fare silenziare un attimo. Perfetto. Oggetto modifica del regolamento cimiteri. Il dirigente
Rilevato che la città soffre da parecchi anni una grave situazione emergenziale determinata dall'esaurimento dei posti disponibili per sepoltura, sia per inumazione che per tumulazione, che tale esaurimento è ulteriormente aggravato dal blocco della rotazione nei campi di inumazione, in cui per parecchio tempo si è proceduto alla sepoltura di feretri con zinco, che rallenta in maniera considerevole il processo di mineralizzazione delle salme e la conseguente esumazione per consentire le nuove sepolture. Considerato che la soluzione ottimale sarebbe la costruzione del nuovo cimitero che, per quanto avviata, è giunta alla fase di affidamento della progettazione esecutiva, i tempi di realizzazione sono incompatibili con la grave situazione emergenziale che il cimitero vive in questi mesi. Considerato che anche l'operazione di collocamento loculi prefabbricati ha un iter e dei tempi di realizzazione relativamente lunghi, che non consentono nell'immediato lo svuotamento in maniera significativa del deposito. Considerato che la concessione amministrativa di aree e manufatti è soggetta al regime del demanio pubblico e pertanto l'atto di concessione delle sepolture private determina in capo ai titolari un diritto d'uso che si affievolisce in ragione del primario interesse pubblico e che pertanto potrebbe essere soggetto a riduzione anche temporale. Visto il decreto legislativo numero 267 del 2000, visto il DPR 285 del 90, regolamento di polizia mortuaria, visto il vigente regolamento comunale sulla gestione degli impianti cimiteriali, propone, per i motivi esposti in narrativa che si intendono riportati, ridurre il pericolo di concessione delle nicchie e dei loculi prefabbricati, cosiddetto ipogeo, e conseguentemente modificare l'articolo 77 del vigente regolamento come appresso descritto. Comma 1. Le nicchie e i loculi prefabbricati possono concedersi. Comma 2. Invariato. Comma 3. La concessione delle nicchie, dei loculi e delle cellette di cui l'articolo 76 alla durata di 25 anni dalla data di tumulazione della salma. Comma 4. È riservato al concessionario o ai familiari di quest'ultimo, qualora non sia più in vita individuati dall'articolo 64, la possibilità di chiedere il rinnovo della concessione per altri 10 anni, dietro pagamento del 50% del prezzo di concessione in vigore alla data del rinnovo. In ogni caso, l'amministrazione comunale ha la facoltà di respingere la richiesta qualora vi sia la necessità di reperire nuovi posti per le sepolture. Comma 5 e 6 invariati. Articolo 85. Aggiunge alla fine, dopo la lettera I, la revoca delle concessioni può avvenire per un accertato sopravvenuto interesse pubblico che richiede che l'amministrazione rientri in possesso della sepoltura come individuata dall'articolo 69 e comunque non prima che siano trascorsi 25 anni dalla data della concessione. In questi casi, appositamente documentati, si procederà ai sensi dell'articolo 124 e 125 del vigente regolamento. Nel caso di mancata mineralizzazione, il feretro verrà riposto nell'oculo senza costi aggiuntivi per i congiunti. Firmato il dirigente, dottoressa Daniela Rimedio. Il dirigente responsabile del settore risorse immobiliari, servizi cimiteri, esprime in merito ai sensi e per il effetto dell'articolo 12 della legge regionale numero 30 del 2000, favorevole, contrario in ordine alla realizzazione tecnica della proposta in oggetto. Il dirigente del settore risorse immobiliari, dottoressa Rimedio. Il dirigente responsabile del settore risorse immobiliari, servizi cimiteri, lettera superiore alle proposte e relativi contenuti, appone il primo visto per condivisione del suddetto parere tecnico. Firmato dottoressa Rimedio. Il sindaco, lettera superiore alle proposte, ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale. Firmato il sindaco De Luca Orlando.
Il dirigente responsabile di ragioneria scrive in mail, senza gli effetti articolo 12 della legge regionale 30 del 2000, parere in ordine alla facoltà contabile della proposta di deliberazione in oggetto. Firmato dottore Basile. E questo è tutto quello che è scritto nel... come proposta. Mi sentite? Scusate, ma secondo me è un lavoro che avrebbe più senso fare confrontando i due regolamenti, cioè quello antico, è confrontare le modifiche che vengono proposte appunto avendo cognizione, diciamo, del regolamento vecchio, tra virgolette. Tutte queste cose, dottoressa Cancilla, ce l'ha lei davanti, anche il regolamento. Ma a parte che sentite? Sì, no, dico, però infatti, per fare un confronto diretto tra le due cose. Io infatti direi una cosa, a parte che è molto, diciamo, tutto abbastanza chiaro, però dico, a prescindere da questo, io chiederei al segretario se può contattare la dottoressa Rimedio e vedere se domattina, eventualmente la dottoressa Rimedio si può collegare, in maniera tale da delucidarci lei su questa delibera, farci capire quali sono le modifiche e, diciamo, apportare, diciamo, rispetto al vecchio regolamento, così come richiesto dalla consigliera Cancilla, e in maniera tale domani stesso da procedere però ovviamente alla votazione, perché se non ricordo male questo regolamento viene inviato con il carattere dell'urgenza. Ah, se è rientrata perché la dottoressa Di Meglio purtroppo gli è morto il marito. Ma gli è morto una settimana fa, 10 giorni fa, non penso che sia ancora... Una settimana fa è stato? Sì, no, è stato... Passa il tempo, va bene. Va bene Giovanni, vediamo, rimaniamo in questo modo, vediamo se la riesce a contattare anche telefonicamente, così riusciamo a capire se possiamo averla domani in commissione in maniera tale da avere, diciamo, chiaro tutte le modifiche che si vogliono apportare al regolamento, e per domani procedere direttamente alla votazione. Sì, Presidente, io cercherò anche nelle more di domani, quindi oggi pomeriggio, vedrò se potrò farlo, di mettere a confronto gli articoli, sono soltanto gli articoli vengono modificati, quindi scrivere in eretto nel vecchio regolamento la modifica, e ve la invio, sì, anche sulla chat oppure via email vi invio questa bozza corretta per vederla, almeno visivamente averla in mano. Questo dico, a prescindere se ci sarà o non ci sarà la dottoressa Di Meglio, ci viene più semplice a voi altri fare il confronto diretto, come dice la dottoressa Cancilla. Certo. Dico, anche perché dico, stampare questa cosa ognuno a casa propria, stampare tutti questi fogli mi sembra un po' complicato. No, però dico, ma ovviamente sono siccome articoli modificati, ovvio. Sì, ripeto, si può fare, dico, lo potremmo fare tutti, dico, si può fare, non ci sono problemi. Va bene, allora rimaniamo in questo modo. Io penso che ovviamente nessuno di voi è pronto oggi per dare parere a questo regolamento, a questa modifica, a questa delibera. Quindi direi di riaggiornarci a domani. Dico, lei, il segretario, mi conferma appunto che questa delibera è stata inviata con il carattere dell'urgenza, giusto? No, non ci sono i caratteri d'urgenza in questa delibera, infatti non ve l'ho letto perché non c'è messo. Non è che c'era il sottofondo un rumore, non è che hanno i caratteri d'urgenza, quindi va bene, allora la possiamo ovviamente portato, siccome lei ha ritenuto giustamente che la delibera non doveva essere molto complicata nel trattarla, per questo sì, ne ha dato disposizione di leggerla oggi. Va bene, allora facciamo in questo modo. Ci sono interventi da parte dei colleghi? No, per me va bene così. Consigliere Randazzo. Consigliere Di Pisa. Va bene. Consigliera Cancilla, mi sembra che sia stata abbastanza chiara. Va bene. Allora, facciamo un riepilogo su quelle che sono le attività che la Commissione deve svolgere questa settimana.
domani, compatibilmente ovviamente col fatto che se la dottoressa Rimedi è rientrata al lavoro o meno, incontreremo la dottoressa Rimedi in maniera tale da... Presidente, io sto mandando, Presidente, mi scuso, sto mandando un messaggio alla dottoressa Rimedio, gli chiedo se posso chiamarlo, dico per una questione di delicatezza. Certo. Quindi capiamo se è disponibile, eventualmente domani, se la dottoressa non è disponibile, ovviamente affronteremo noi autonomamente, diciamo, la delibera con, mettendo a confronto, diciamo, a seguito del lavoro che il segretario svolgerà oggi. Quindi analizzeremo domani questa delibera e se ovviamente siamo nelle condizioni di poter esprimere parere, lo faremo anche già domani mattina stesso. Per quanto riguarda invece il dottore Pollicita, mi ha dato disponibilità a partecipare alla seduta di commissione e quindi, se per voi va bene, lo invitiamo per giovedì mattina alle ore 9:30. Mercoledì vi ricordo che abbiamo il dottore Fiorino per e trattare quella che è stata il decreto che ha inviato, che ha emanato l'assessore regionale Toto Cordaro, quello che riguarda lo smaltimento dei rifiuti speciali come l'amianto. E venerdì io direi di incontrare eventualmente l'assessore Prestigiacomo insieme ovviamente ai tecnici, per avere contezza di quello che è di cosa si sta facendo per quanto riguarda ovviamente la realizzazione del nuovo cimitero, l'ampliamento del cimitero dei rotoli, per tutto quello che riguarda la progettazione sull'argomento emergenze cimiteriali. Quindi per questa settimana mi sembra che in questo modo abbiamo pianificato l'attività della commissione. Se ovviamente c'è qualche perplessità da parte di qualche collega, ovviamente ha la facoltà di poterlo manifestare. Andiamo tutti d'amore e d'accordo, tutti d'accordo, e quindi va bene, diciamo, procediamo in questo modo. Quindi segretario, la prego appunto di inviare le mail e di richiedere... D'amore no, d'accordo sì. E di richiederne conferma. Al dottore Pollicita le ricordo di direttamente, oltre a inviare la mail, convocarlo tramite Meet. A quanto pare forse tramite Meet ha più facilità, si rende conto meglio dell'invito, forse con le molteplici mail che gli arrivano non si era reso conto, mi è stato detto. Colleghi, se non ci sono altri interventi, io direi di riaggiornarci a domani mattina alle 9:30. Mi sembra che non ce ne siano altri. Arrivederci. Quindi, no, quale arrivederci? Scusate, appunto. Se il segretario ha il verbale di oggi pronto, ne possiamo parlare. Presidente, mi scusi, ero a leggere il verbale, quindi non ho avuto tempo di scrivere, però sto chiamando la Rimedio, quindi facciamolo domani. Lo approviamo domani. Va bene, allora vi auguro una buona giornata e ci riaggiorniamo. Toni Randazzo, abbiamo capigruppo noi oggi? In questo caso non si capisce se chi tace acconsente o chi tace non dice niente. Se n'è andato. Ah, già se n'è andato? Va bene. Se n'è andato. Va bene. Ci riaggiorniamo, colleghi, una buona giornata.